Nuova edizione di Ventricina e Bollicine, una manifestazione nata in quel di Scerni ed è anche il motivo per il quale iniziamo il nostro giro di interviste da Daniele Carlucci, primo cittadino di Scerni, oggi in piccola trasferta perché ci troviamo presso il bosco di Don Venanzio a Pollutri. Ma ci vuoi parlare un po' di questa manifestazione, come è nata e quali sono i suoi intenti? Sì, infatti siamo al terzo giorno, domani a Scerni si svolgerà il terzo giorno, abbiamo fatto due giornate qui al Bosco di Don Venanzio di Pollutri. È un evento enogastronomico, ma vuole essere soprattutto e principalmente un evento turistico di promozione del nostro territorio attraverso le sue eccellenze madri, che sono praticamente la Ventricina e le nostre cantine del territorio. I nostri prodotti, che sono le caratteristiche di tutto un territorio che è il Vastese, grazie soprattutto ai produttori delle Ventricine di questo territorio riusciamo a promuovere non soltanto il salame, ma soprattutto bensì un territorio che si affaccia sulla costa di Trabocchi, e questo deve essere motivo di far conoscere anche l'interno. Una manifestazione che è realizzata anche insieme ad altre associazioni e organizzazioni. Sì, è un evento che abbraccia più associazioni, da Lega Ambiente regionale Abruzzo, la Camera di Commercio, il GAL della Costa di Trabocchi, che è insieme al Comune di Pollutri, il Comune di Scerni e anche altre associazioni che ci danno una mano per la riuscita di questo evento. Ovviamente quando parliamo di un territorio è fondamentale unire le forze, unire le idee e unire soprattutto i progetti, e questo è un progetto di promozione appunto per far conoscere questo territorio. Domani l'ultima serata nel tuo paese? Domani l'ultima serata, siamo a Scerni, siamo al salotto di Piazza dei Riseis, abbiamo allestito dei gazebo dove ogni gazebo ospiterà un produttore di Ventricina abbinato a una cantina. È un momento per stare insieme, ci sarà della musica, ma soprattutto un momento per degustare questo grande prodotto che è la Ventricina, quindi sdogangarlo un po' da quello che è il nostro piccolo territorio e farlo conoscere ai più. E siamo con Carlo Duco, uno dei partecipanti a questa manifestazione. Qual è il suo compito, diciamo, nella sua attività e poi più nello specifico in questa manifestazione? Allora, la mia attività è quella di promuovere le eccellenze italiane all'estero, utilizzando il Concours Mondiale di Bruxelles, che è una manifestazione nata a Bruxelles e riconosciuta dal Parlamento Europeo ormai da 30 anni. Lavoro con 54 paesi, abbiamo contatti con almeno 320 giudici internazionali e tutti ci chiedono informazioni sull'Italia. Quindi, diciamo, l'attività principale è proprio questa, di promuovere il territorio italiano. I prodotti italiani sono sicuramente di qualità e l'Europa a volte sembra essere di ostacolo verso la valorizzazione dei veri prodotti di qualità. Purtroppo questo sì è un problema, noi facciamo gola a molti e proprio per questo siamo invidiati. La nostra forza però è nella nostra gastronomia, nella nostra cultura viticola, quindi noi abbiamo delle eccellenze territoriali assolutamente invidiabili del resto del mondo. E invece per questa manifestazione questa sera che cosa farà? Questa sera analizzeremo delle ventricine, le metteremo in abbinamento con dei prodotti locali, in questo caso dei vini locali. Questa prova l'abbiamo già fatta l'anno scorso all'Aquila presso il Food Rosé Selection, che abbiamo appunto istituito, dove abbiamo messo in abbinamento del cibo locale con i vini, e in quell'occasione abbiamo scoperto che la ventricina si abbinava bene con lo champagne rosé. Questo ci ha dato forza per continuare questa manifestazione in questa modalità. Nicola Mario Di Carlo è il sindaco di Pollutri, quindi il padrone di casa, in questa bell'oasi, in questa riserva naturale del bosco di Don Venanzio. Quindi un motivo di orgoglio ospitare questa manifestazione, che ricordiamo è nata a Scerni, ma adesso anche la collaborazione con Pollutri. Sì, io come padrone di casa non posso essere che felicissimo e soddisfatto di queste due bellissime serate che svolgiamo qui nella riserva naturale del bosco di Don Venanzio, e insieme, quando mi è stato proposto, ho detto subito di sì, in collaborazione con Lega Ambiente, con la provincia di Chieti, con la Camera di Commercio e con la regione Abruzzo, sicuramente dimentico qualcuno, ma sì, perché io personalmente e tutta l'amministrazione ci tiene tanto allo sviluppo di quest'area. Perché io dicevo ultimamente che questo deve essere la porta d'ingresso verso l'Alto Vastese,
verso l'interno della provincia di Chieti, perché noi qui abbiamo un hub di bike, quindi già siamo collegati con la Costa Verde, con la Via Verde, la Costa dei Trabocchi, e abbiamo due percorsi, una bike e una a piedi che fino a Punta Derci. Quindi chi prende la bike qui passa in mezzo al bosco, dentro la natura, arriva al mare e può andare a nord verso Torino di Sangro e Ortona, e oppure a sud verso Vasto e San Salvo. E ripeto, e questa manifestazione per me e per noi dell'amministrazione comunale non è altro che un modo per far conoscere questo bosco, questa riserva, perché è una riserva regionale. Quindi sono felicissimo, ringrazio, ripeto, tutti quelli, i partecipanti, che hanno, e soprattutto ringrazio, come dicevo pure ieri sera, i produttori della Ventricina, che è un nostro salume eccezionale, che non è conosciuto da tanti, ma questa è una promozione del territorio, insieme ai vini. Ringrazio le cantine sociali che hanno partecipato, perché bisogna promuovere, perché l'enogastronomia con l'ecosostenibilità ambientale è un binomio che va molto bene. Oggi come oggi il mondo è green, e quindi noi stiamo in mezzo ad un bosco green. Angela Tirello, la presidente dell'AIS Abruzzo, quindi una sommelier, una delle protagoniste di questa serata, perché è la Ventricina insieme alle bollicine il tema di questa manifestazione, quindi avrà molto da fare questa sera. Questa sera sì, ci saranno vari prodotti in degustazione. Le 5 ventricine saranno abbinate a molteplici vini, dal Cerasuolo a Montepulciano. Ieri è stata una bellissima serata dedicata alla bollicina, tante belle scoperte, abbinamenti anche inaspettati, che porteremo a conoscenza dei vari autori, di tutti i clienti che riusciremo anche a contattare nei prossimi periodi. E vorremmo che questa cultura della gastronomia locale, quale Ventricina, sia sempre più diffusa e abbinata al meglio con i prodotti della regione. Ci vuole dare una sua preferenza? Quale abbinamento consiglierebbe? Io consiglierei senza ombra di dubbio una buona Ventricina in abbinamento a Montepulciano d'Abruzzo DOC. Alfonso Di Fonso, delle omonime Autolinee Di Fonso, oggi è qui per promuovere un progetto che vuole coniugare il green, come si è detto in precedenza, ma anche un aspetto gastronomico, quello appunto che stiamo promuovendo anche noi questa sera. Sì, noi da anni, da diversi anni, insieme a altri partner, quali il GAL, la Camera di Commercio, Lega Ambiente, e altri colleghi che si occupano di mobilità sulla costa dei Trabocchi, stiamo promuovendo quello che è il progetto Trabocchi Mob, cioè gestire la mobilità sostenibile sulla costa dei Trabocchi. Oggi questo chiamiamolo spot mobilità sostenibile, io lo allargherei in mobilità e enogastronomia sostenibili, perché oggi stiamo in un presidio importante. Degustiamo un salume, il principe dei salumi, perché ricordo che si fa con la parte più importante del maiale, cioè il prosciutto. Molti ci prendono per matti che usiamo il prosciutto per fare un salame. Invece qui nelle nostre zone, la cosiddetta zona della Ventricina del Vastese, utilizziamo la parte migliore del maiale, cioè il prosciutto, per fare questo salume. E questo è un esempio virtuoso che deve portare noi a far scoprire sì il nostro territorio, cioè per esempio la Via Verde deve essere un focus di attrattore per quanto riguarda i turisti, però noi dobbiamo essere intelligenti a utilizzare questa attrazione per poi far conoscere tutto il resto del nostro territorio, cioè le zone interne, i piatti, i vini, perché siamo ricchissimi. E quindi lo spot non è solo mobilità sostenibile, ma mobilità e enogastronomia sostenibile. Francesco Del Prete è il gestore della casina di Don Venanzio, la location suggestiva in cui ci troviamo questa sera per la penultima serata di Ventricine e Bollicine. È una manifestazione che ha avuto un ottimo riscontro. Sì, abbiamo avuto un ottimo riscontro, abbiamo avuto circa 600 richieste
ne abbiamo soddisfatte 300 per il fatto di, essendo una manifestazione, un gran galà, quindi è stato contingentato il numero dei partecipanti anche per offrire un servizio di alta qualità. E quindi, vista la soddisfazione, sicuramente c'è la possibilità di bissare l'anno prossimo. Sì, sì, infatti già parlavamo con gli altri organizzatori, con il signor Tito Ceri della Regione Abruzzo, e l'anno prossimo faremo sicuramente meglio di quello che è stato fatto quest'anno. E siamo con il presidente e fondatore del Merano Wine Festival, oggi presente qui in Abruzzo in una manifestazione che probabilmente vuole emulare la sua famosa manifestazione, perché no, cercare di arrivare anche ai vostri livelli. Ecco, no, sicuramente il Merano Wine Festival è un riferimento molto importante a livello nazionale ma anche internazionale, proprio per la selezione della qualità, è questo a cui ci puntiamo. Qui questo evento, Ventricina e Bollicine, Ventricina e Montepulciano, Ventricina e Rosato, è sicuramente un momento importante perché la Ventricina rappresenta un'eccellenza proprio del vostro territorio. Anche per me è stata una scoperta adesso in questi giorni e quindi sono molto emozionato per quanto riguarda questo abbinamento anche della Ventricina, da una parte con gli spumanti, dall'altra parte col vino rosso e col rosato. Quindi rientra perfettamente nel contesto del Merano Wine Festival e sarà presentato dal 4 all'8 novembre a Merano, e quindi io sarò un po' il portavoce in questo contesto e quindi anche un po' il testimonial per quanto riguarda la qualità. Ma conosceva questo prodotto prima di adesso? Allora, conoscevo la Ventricina, ma quando tu assaggi la Ventricina senza conoscerne la storia, senza conoscere un po' quello che c'è dietro, l'artigianalità, quello che ci mette il produttore, la differenza tra una Ventricina e l'altra, la differenza tra un territorio e un altro, insomma anche la parte ovviamente della carne, un suino di una specie e un altro suino, cioè, gli ingredienti, parliamo di peperone dolce, di peperone piccante, parliamo di sale e pepe, ma parliamo anche del finocchietto, quindi tutte queste cose differenziano anche il discorso della stagionatura, e questo per me ovviamente è stata un'esperienza molto importante perché così sono riuscito veramente a capirne di più e poi ovviamente anche a riuscire a comunicare bene un abbinamento che può essere fatto nel contesto. Tito Ceri, segretario del vicepresidente della Regione Abruzzo, nonché assessore all'agricoltura, è oggi in rappresentanza della Regione per certificare la bontà di questo evento. Beh sì, la bontà che nasce da cosa? Nasce da tutta quell'idea che si è messa in campo come Regione, come assessorato, Dipartimento Politica Agricole, sull'Abruzzo sostenibile. Siamo partiti oggi con questo evento di il Gran Galà della Ventricina con le bollicine per presentare un nuovo modo di immaginare tutta l'enogastronomia, ma soprattutto la produzione agricola, una produzione che guarda molto, molto all'ambiente, guarda molto alla sostenibilità. Non a caso abbiamo ipotizzato e progettato quello che chiamiamo l'Abruzzo sostenibile, perché attraverso soprattutto quelle che sono le nostre produzioni locali, ma soprattutto mettendo e utilizzando quelle che ci deriva dalla nostra cultura enogastronomica e la nostra tradizione, vogliamo guardare al futuro proprio in questi termini, la nostra tradizione proiettata al futuro con un'attenzione all'ambiente. Quindi questa è una manifestazione in divenire che è destinata soltanto a crescere. Ma certamente dovrà crescere, perché proprio partiamo da qui, perché i produttori di Ventricina, l'Associazione Produttore e Tutela della Ventricina in Vastese, ha presentato in Regione il disciplinare di produzione per ottenere il riconoscimento del marchio di qualità controllata dalla Regione Abruzzo, quindi è codificato tutto ciò che deriva come cultura, come storia e come tradizione nella produzione della Ventricina, per far sì che questo prodotto, un prodotto di nicchia, un prodotto particolare, venga tutelato e possa utilizzare tutti quegli strumenti anche finanziari che sono a disposizione per far promuovere, conoscere e valorizzare la Ventricina, ma non solo. E visto che si trova insieme al presidente del Merano Wine Festival, come si coniuga questo binomio? Beh, il binomio si coniuga che con Helmut Kescher abbiamo
immaginato proprio nel Merano Wine Festival dello scorso anno, dove siamo andati a curiosare più che altro come istituzione, perché sentivamo parlare del Merano Wine Festival, ma non c'è mai stata una presenza istituzionale della regione. E quindi, avendo visto ciò che avveniva in quel contesto e soprattutto ascoltando un po' quelle che erano le riflessioni e considerazioni dei nostri produttori che autonomamente erano al Merano Wine Festival, abbiamo voluto essere a fianco di questi produttori come sostegno, come supporto istituzionale a questo grosso evento. Ed è nata poi questa simpatia tra la fondazione, quindi l'organizzazione del Merano Wine Festival, e l'Abruzzo, perché ci accomuna un po' quella che è la storia, la tradizione, la montagna, il nostro territorio. Ed è nato questo momento per cui con Helmut Kescher abbiamo cominciato a ragionare sull'Abruzzo sostenibile, ed è forse il più grosso supporter che abbiamo oggi in questo nostro progetto. Vuole aggiungere qualcosa? Ecco, grazie Tito, io spero vivamente che questo connubio veramente sia qualcosa di forte, perché stiamo puntando su Abruzzo sostenibile. Cosa vuol dire Abruzzo sostenibile? Cioè, il mio obiettivo personale è quello di far diventare l'Abruzzo la regione di riferimento dell'Italia per quanto riguarda la sostenibilità. E tutto il patrimonio, sia culturale che storico, ma soprattutto ovviamente enogastronomico, ce l'ha, e quindi questa è, diciamo, la base di tutto. E qui abbiamo un bel lavoro da fare, ma io sono convinto che riusciremo a farlo, e non solo dell'Italia, cioè deve diventare un riferimento per l'Europa. Sarà un obiettivo che ci siamo posti per il 2030, ma anche già prima, per arrivare a un bel risultato e quindi convincere le aziende anche a credere o nella parte dell'agricoltura biologica, ma anche quello dell'SQNP, insomma creare un percorso insieme, dove il Merano ogni anno sarà un punto di riferimento, un punto di un po' confronto per capire dove si è arrivati, e poi che ci siano gli stimoli, cioè quello che è il mio messaggio. L'Abruzzo deve far squadra a tutti i livelli. E visto che questa sera la maggior parte degli intervistati ci ha ricordato che si tratta di una manifestazione all'insegna del green, quindi appare più che scontato che ci sia anche Legambiente a presenziare e a collaborare fattivamente a questo evento. Con noi a chiudere il cerchio il presidente regionale Giuseppe Di Marco. Sì, un appuntamento che parla di sostenibilità, quindi di qualità del territorio, di una qualità alimentare che tiene al centro i nostri prodotti di filiera, e cerca di creare un connubio anche alla luce di quelle che sono le sfide importanti del cambiamento climatico, che ci porta a ragionare su una proiezione anche delle nostre produzioni, immaginare quello che accadrà da qui a un tempo ormai vicino, e testimonianza anche di questi giorni, che il cambiamento climatico ormai in alcune realtà si è addirittura trasformata in emergenza, e dobbiamo immaginare quindi questo percorso di sostenibilità affinché anche i nostri prodotti di qualità diventino prodotti amici del clima. Volevamo sentire un vostro parere su che cosa avete degustato questa sera, ovviamente parliamo di Ventricina, e come le avete trovati in abbinamento soprattutto con i vini che vi sono stati serviti. Chi è loquace del gruppo? Per noi è stata, anche ieri sera, è stato un assaggio molto soddisfacente per tutti. Questa sera c'era qualcosa che non andava, però la Ventricina è buonissima, in Abruzzo è molto buono. Aspettiamo l'altro comunque, aspettiamo l'altro da mangiare. Quindi, comunque, buona serata a tutti. Grazie, grazie. È un viso che lo trovo sempre un abitué nei momenti di enogastronomia importante. Perrozzi non può non esprimere un suo pensiero su questo. Abbiamo degustato 5 ventricine molto diverse tra di loro, dalle più fresche alle più stagionate, alcune con gradazioni di piccante diverse, però sicuramente tutte molto gradevoli. Sicuramente sono 5 prodotti molto, molto ricercati e buoni, sicuramente si vede l'artigianalità del prodotto. Bene, grazie. Prego. Cioè, lei guarda, ma non favella, ma adesso favella. Parliamo di Ventricina o parliamo di...
di vino questa sera, un po' di tutte e due. Entrambi direi, insomma, quindi stiamo cercando di assaporare, insomma, l'abbinamento tra le ventricine con i vini, insomma. Poi ci incontriamo spesso in vari convivi, insomma, e quindi sappiamo bene, insomma, che sta funzionando. Sì. Grazie. Che ci racconta adesso di questo suo momento, di questo contatto con la ventricina e con i vini? Allora, un buon connubio tra le ventricine delle varie stagionature, e la bollicina, però non questa rosé, no, la rosé, non questa rossa. Un ottimo connubio. Bene. Mi è piaciuto. Dalla giuria è emesso più o meno la stessa cosa, complimenti. Sì, vedi? Con rosé era molto buono, con rosso un po' meno, però... Grazie. A lei. Andiamo con la gentile signora che si è girata. Innanzitutto buonasera. Qual è il suo pensiero adesso rispetto alla ventricina che ha assaggiata e con i vini che le sono state date random in abbinamento? Okay. Allora le dico subito, ottimo. L'unica cosa le posso chiedere, io penso che ci siano anche presenti dei produttori di ventricina. Sì, certo. Avrei voluto sentire un po' un discorso generale, sì, su questo prodotto, perché io sono di Pescara, sono abruzzese, però magari saperne un po' di più. Il sapore è buono, però secondo me per presentare il prodotto era meglio, come dire, dire qualcosa per agevolarci e farcelo apprezzare ancora più profondamente. E invece il contrario, nel senso, signora, che è... Lei adesso ha conosciuto questo prodotto, diciamo alla cieca, e lo ha abbinato con i vini che le sono capitati l'altro. Però le posso chiedere una cosa, io avevo letto, noi siamo venuti perché abbiamo letto questa cosa, bollicine e ventricina. In realtà le bollicine poi abbiamo chiesto noi un po' di averne, perché sennò di base non c'erano state tanto presentate, quindi è come se ci avessero lasciati un po' soli in questo senso, no? Anche se poi i prodotti sono molto buoni. No, è successo che ieri sera è stato l'evento, proprio l'abbinamento esclusivo delle bollicine con la ventricina, mentre questa sera ovviamente erano i vini tranquilli, quindi è la serata diversa. Sì. Però chiamando a me avevano detto un'altra cosa, sì, perciò ecco, no, un attimo spiazzati, va bene. Però no, sicuramente adesso le informazioni che lei riceverà, esatto, proprio dai arriveranno produttori. Dopo. Sì, sì, certo. Va benissimo, certo. Allora aspetterò con ansia, grazie. Grazie a voi. Buona serata, buon proseguimento.